Allora, qui oggi c'è una grande omertà, è ripiombato tutto nell'omertà e nella paura di denunciare. Qui ci sono tanti cittadini oggi, ma nessuno ci vuole mettere la faccia perché ha paura di minacce, aggressioni e violenze. A parlare così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del Consiglio Pettinari. Circa 3.000 residenti, oltre 600 alloggi di edilizia residenziale pubblica, tutti concentrati in un'unica strada, via Caduti per Servizio, nel quartiere di Fontanelli a Pescara. Una strada simbolo per la lotta alla criminalità, dice Pettinari, all'occupazione abusiva degli alloggi popolari e allo spaccio nelle periferie. Questa via in passato ha subito la stagione degli attentati con auto in fiamme, aggressioni fisiche ai residenti e ritrovamenti di armi da fuoco nelle pertinenze delle case popolari. Sì, intanto volevo specificare, siamo qui a Fontanelle, ma c'è anche una rappresentanza di San Donato, Mario Rufino, un nostro attivista, i problemi sono molto simili anche lì. Queste sono case popolari dove si spaccia ogni giorno, H24. Tanti delinquenti, criminali, utilizzano questi alloggi come botteghe della droga per spacciare droga. Quindi sono persone che non hanno necessità delle case popolari, guadagnano tantissimi soldi, infatti li vediamo anche sfrecciare con macchinoni da 70-80 mila euro. Quando va bene pagano 10 euro d'affitto, quando va male le occupano abusivamente. Addirittura i bambini non possono più giocare in questo parco qui vicino perché è un ricettacolo di tossicodipendenti, di spacciatori. Pettinari torna a rivolgersi al presidente Marsiglio e al sindaco di Pescara Masci. Quindi io chiedo al presidente di regione, al sindaco di Pescara, di applicare la legge 96-96 della regione che prevede di verificare i requisiti. Se non hai i requisiti, se ti allacci abusivamente alla corrente elettrica, al gas, se rubi la corrente, se occupi abusivamente una casa popolare, devi essere sfrattato, cacciato, far posto alle tante famiglie oneste, ce ne sono 700 a Pescara, che stanno aspettando un alloggio popolare, non possono averlo perché ci sono i delinquenti all'interno. Poi chiediamo un'unità fissa di polizia H24, prosegue Pettinari. Perché quando ci fu quell'unità fissa il problema si era ri risolto, si faccia presto perché è già troppo tardi. I problemi strutturali degli immobili dove c'è infiltrazioni, muffa diffuse, qua, ma il problema serio è che qui la gente non parla più, ha paura e ogni giorno si consumano attività illecite. Dobbiamo dire basta.